meglio. Allora, un filmato di Roberta Cuzzola per farvi capire che cosa, Roberta, se tu allora ci dici qual è, io no, questa è, ti do il microfono, ci dici qual è, e più Filippo ci fa vedere subito il filmato che Roberta ha portato, che è esattamente, se tu ci dai l'indicazione, da questo si parlava di questi giovani che rimangono, presentazione anche più. Guardiamo questo filmato e godiamoci una giovanissima. Ecco qui. C'è la musica, si sente. Aspettate un secondo che si è bloccato. Allora, a posto. Va bene così, per Filippo. E vedi tu, Roberto, un secondino. Scusate un attimo che abbiamo... Scusate un secondo. Un secondo. Dalla chiavetta, un secondo, scusate. Un secondo. Così ci... il video. Ecco qua. Come vedete io di computer mi intendo molto poco. Ecco qua, ce la facciamo. Ecco qua. Perché si è bloccato? Chiedo scusa. È il computer che non ce la fa. E allora, mentre c'è pure Salvatore che caricano il computer, Roberta, lo vediamo praticamente, lo vediamo tra poco. Prima era partito il filmato. Scusate un secondo. Vedono se possono, c'è pure Salvatore, così tra Salvatore. Allora, Roberta, parlaci della tua esperienza. Microfono vicino. Sì, mi sento un pochino una voce fuori dal coro rispetto a quello che ha detto il presidente prima. Effettivamente sì, e sono rientrata a Reggio dopo aver fatto un percorso fuori, in una delle città che forse è più all'avanguardia in Italia, quale Milano, in tutti i settori. Sono partita da Reggio perché dopo aver terminato gli studi di architettura sentivo l'esigenza di andare fuori, le mie prospettive erano pochissime e sentivo appunto questa voglia di fare l'esperienza fuori Reggio. Una volta lì non nego che tutto quello che desideravo ce l'avevo a portata di mano. Però una mattina mi sono svegliata e ho detto c'è tutto quello che desidero ma questo posto non fa per me. E quindi la mia scelta è stata fatta col cuore e con la testa. Quelle immagini, Roberta, che sono dietro di te, che stanno passando nel nostro schermo, che poi è anche una realtà che naturalmente tu hai, tra virgolette, sempre ereditato, perché era lo studio storico praticamente di tuo padre, che pensa di concludere un'attività per dare il testimone a te, Roberta. Sì.
come c'è questo passaggio generazionale? Ti sei sentita il testimone, diciamo, sì, di... Provo a raccontare un po', sì, anche brevemente la mia esperienza, perché è stata in realtà molto complessa. E già la mia esperienza, che poi alla fine magari è quella di tanti giovani, perché durante gli studi ho, diciamo, beccato la riforma Gelmini, che ci ha un po' troncato le gambe, perché c'è stata, diciamo, una revisione di quello che era il percorso formativo, quindi tante porte sono state sbattute in faccia e tante scelte si sono dovute rivedere, e quindi magari a quest'ora io sarei laureata al Politecnico di Torino specializzata in restauro, cosa che l'accesso ero riuscita ad averlo, però poi ho detto no, ma non fa per me. In questa occasione è nata l'Associazione Culturale Arte Più, perché grazie a mio padre ha creduto in me, del regalo più grande che un genitore possa fare. Mi ricollego anche in questo alle parole ultime, diciamo, del presidente prima, che ha detto che i genitori dei giovani regini devono credere in loro. Io mi sento doppiamente fortunata, innanzitutto perché sì, ho avuto un padre che mi ha fatto da apripista, però è stata anche la mia passione, perché lui stesso da sempre mi ha detto non fare quello che faccio io. Per me è stata una scelta, io amo definirmi come nata pane e colori, perché io in questo studio ci sono nata quando era completamente diverso da come è ora. L'arte terapia, come entra nella tua vita d'architetto? Entra perché è stato un percorso strano, che però all'inizio, cioè io l'ho semplicemente seguito alla fine, non l'avevo preventivato, non pensavo mai di trovarmi in questa posizione oggi, o di dire sono un artista, un parolone che per me a volte tutt'oggi ho difficoltà a pronunciare, e faccio semplicemente quello che mi piace. E forse a differenza di tanti giovani regini mi sento anche molto 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 fortunata, perché parto da una base sicura, perché non mi sono, ho faticato tanto, però comunque avevo qualcosa da cui partire. E l'arte terapia è nata perché grazie a questa associazione culturale il primo iscritto è stato un ragazzo autistico, e allora da lì ho detto ok, il mio percorso di architettura è finito, voglio specializzarmi in questo, e allora ho fatto le valigie, ho frequentato il corso di terapeutica artistica all'Accademia di Brera a Milano. E poi appunto ho deciso di rientrare e di sposare questa iniziativa, sempre appoggiata dalla mia famiglia, che ha fatto davvero tanto per me, però ha creduto in me, adesso tocca a me andare avanti con le mie gambe. Quindi l'esperienza agli ospedali riuniti, racconta la tua esperienza tosta, che dà l'idea di come si può coniugare l'attività lavorativa. Già l'idea di voler dare il mio contributo a Reggio è nato al momento della tesi, perché mi era stata proposta una tesi lì a Milano, dove questo settore è già evoluto, è già avanzato, all'interno degli ospedali ci sono dei laboratori permanenti di arte a disposizione dei pazienti, però io sentivo di voler dare il mio contributo qui. E mi spiace dirlo, però ho penato tantissimo prima di avere una convenzione che mi permettesse di entrare all'interno dei reparti, perché la struttura ospedaliera ha impiegato più di 4 mesi di tempo per concedermi un foglio di carta e mi permettesse l'accesso, e il tutto è stato fatto a titolo gratuito, quindi tutto a mie spese. Però comunque, per contro, ho, diciamo, aperto un nuovo spiraglio all'interno di questi luoghi, portando la mia esperienza qui a Reggio. Quindi è nato questo laboratorio di terapeutica artistica all'interno del reparto di onchematologia pediatrica, appoggiata anche grazie all'AIL, Associazione Italiana contro Leucemia, Linfomi e Mieloma, che mi ha offerto lo spazio della ludoteca. E qui ho potuto effettivamente realizzare quella che è stata la mia tesi di laurea. Adesso mi spiace che purtroppo il video non sta andando, ho avuto dei problemi, ma abbiamo realizzato un albero
dove hanno partecipato alla realizzazione delle foglie. Ogni singola foglia è stata realizzata dai bambini, dalle mamme e dalle operatrici dell'AIL ed è un'opera condivisa dove tutti appunto hanno dato il loro contributo, è un'opera unica. E adesso è ancora all'interno del mio atelier, del mio studio, in attesa che l'ospedale anche questa volta. E tra l'altro questa foglia, che cosa aveva come raccordo in questo albero? Aveva della lana che rappresentava. Il filo, il legame che comunque, ogni progetto è pensato apposta per l'utente. E l'artista parla attraverso le immagini, quindi parla attraverso quelli che possono essere, diciamo, dei simboli, delle metafore. Tutto viene letto in maniera inconscia, senza l'utilizzo delle parole. E l'arte a volte è provocatoria, l'arte è visionaria. Io mi trovo in questo contesto oggi, in mezzo magari a volte istituzionali, mi sento anche un pochino così a disagio, ma forse c'è un perché. L'artista ha anche il suo contributo nel vedere, diciamo, un mondo diverso da quello che è, e lo porta avanti secondo le proprie idee, come d'altronde potrebbe fare o dovrebbe fare un politico, quindi pensando, diciamo, a un mondo migliore. L'artista è un esteta, l'artista deve essere per forza positivo, nonostante magari possa attraversare i suoi momenti neri, i suoi momenti di negatività, che esprime anche attraverso varie fasi, diciamo, nella sua arte. Però l'artista e il politico devono essere visionari positivamente, per puntare, diciamo, per gettare quel seme che un domani possa crescere e possa diventare un fiore, un albero e dare i frutti positivi per tutti, insomma. Io volevo chiamare, lui non vuole parlare, un attimino al Nello, un secondo, Nello, un secondo qui, per favore, non è... Che nel restio lo so, che noi dice non è, cioè il papà, noi l'altra volta abbiamo sentito i genitori anche dei ragazzi, c'è anche la mamma, ma chiamo Nello, insomma, perché c'è questo. Allora, quando tua figlia ti ha detto voglio fare questo e questo, tu che hai vissuto 40 anni in accademia, credo, di anche se non di più, no? La tua prima impressione, la tua prima espressione, chiedo scusa, ma sei pazza, ti metti con l'arte, io voglio un vestito di tutti i colori. Cioè, in senso proprio reale, qual è la cosa che hai detto? Io ho detto proprio quello che ha detto Roberta, scegli tutto ma non scegliere di fare l'accademia. Perché? Perché chi fa l'accademia o va ad insegnare, sappiamo benissimo l'insegnamento che è saturo, almeno qui al sud, oppure la libera professione. Fare la libera professione, fare l'artista a quadreggio, chi compra quadri? Nessuno, quindi non si vive di solo quadri, a parte il fatto che se poi si rapporta con la politica, con il politico, con gli ambienti politici, l'arte non porta voti, per cui quando va a chiedere gli viene sbattuto alla porta, anche se è un bel progetto, dice no, non mi interessa, tanto tu che mi vuoi dare un voto tuo, non mi interessa, e così siamo trattati, per cui in funzione, diciamo, dell'avvenire di mia figlia, ho detto scegli tutto ma non di fare l'artista, siccome quando si dice a un figlio non fate questo, per farlo fa, ci e comunque avere una figlia un pochino testarda ne vale la pena, perché sta raccogliendo i frutti di quello che lei vuole fare. Una quindi buona, se vuole fare lei, i genitori sono sempre accanto. Io a Roberta, grazie Nello. Io a Roberta volevo chiedere, tu hai istituzioni, tra poco ora sentiremo anche Angelo, quindi vediamo, che cosa chiederesti? Tanto quanti anni hai, Roberta? 31 anni, quindi insomma, che cosa chiederesti? Alle istituzioni in generale, poi in questo caso, o a una presidente di una della commissione dei giovani della città metropolitana, che cosa chiederesti? Io, allora, sinceramente, un discorso che nasce così anche improvvisato, però che viene dal cuore, io mi sento di dire che ho vissuto la realtà milanese e vivo quella regina e vedo una diversa serietà in quello che si fa. A volte
purtroppo, pretendiamo tanto qui dalle istituzioni. Io ho visto lì che si parlava prima magari dell'uomo di colore che si presta a fare determinati lavori anche ritenuti umili o comunque... Bene, lì sono i commercianti stessi che la mattina prendono il secchio e puliscono davanti al loro negozio. Anche qui però comunque tante volte si pretende. E quindi io quello che chiedo magari alle istituzioni eccetera, o chi lavora, chi ha una determinata funzione all'interno di un ufficio, la serietà, perché è il concetto diverso del lavorare. Io una pratica lì entro e aspetto giusto il tempo del mio turno, però poi ho il pezzo di carta che mi serve, c'è una competenza tante volte diversa, non voglio farmi tutta di alcun fascio, però comunque cioè, impegnarsi in quello che si fa, crederci, perché bisogna alzarsi la mattina e dare il giusto valore a quello che si fa, ognuno di noi dà il proprio contributo per un mondo migliore. E quindi, noi anche questo... i giovani formati ne stiamo vedendo. Venerdì scorso abbiamo fatto il video dibattito con i ragazzi della scuola Vittorino Carducci e ci hanno strabiliato perché utilizzavano dei termini che noi adulti, quando parliamo nella vita di ogni giorno, non utilizziamo, e loro non sapevano quali erano gli stimoli visivi che noi avremmo fatto vedere loro. Ci hanno strabiliato, c'era un gruppo che parlava come se fossero degli adulti consumati, insomma, data per dire, la formazione c'è, il problema è poi renderli consapevoli nel nostro contesto, perché poi arriva la sua passione a quello che è il contesto che ci circonda. Quindi migliori auguri a Roberta, abbiamo per la fine di vedere anche il filmato. Angelo Marra, lo vedete com'è? Insomma, lui tanto mi deve spiegare a chi è che gli è venuto in mente, ecco, di creare, ecco, ci vedete che cosa vuol dire referente territoriale Confindustria Reggio Calabria, sezione territorio innovativo, un'industria Calabria. Insomma, quando ti presenti o hai il corpo davanti o non riesco io a capire come è la tua definizione. Angelo, prego. Grazie. Microfono vicino. Però. Grazie dottore per l'invito. Rispondo alla domanda velocemente. Noi 3 anni fa come Confindustria abbiamo trasformato la nostra associazione in un'unica associazione composta da 5 territoriali. In un'unica associazione, prima avevamo, ogni città aveva la sua Confindustria e poi c'era un ente regionale. Noi abbiamo abolito l'ente regionale, abbiamo ricostruito un unico ente e quindi i vecchi presidenti di sezione, che era molto più facile, il presidente di sezione innovativa a Reggio Calabria, è diventato tutto quello che racconti in presentazione. Quindi è un titolo molto lungo, ma è dovuto dalla riforma. Presto diventerà di nuovo presidente di sezione, quindi abbiamo lottato anche per questo termine perché è improponibile anche per me. Vediamo delle fotografie i tuoi istituzionali qui a TG1 della RAIP, alla Confindustria eccetera, il tuo ruolo, insomma, sei giovanissimo, però hai un ruolo insomma tosto. Sì, io ho iniziato a fare attività in Confindustria come associato nel 2002 e da lì poi ho fatto tutta una serie di iniziative, ho ricoperto dei ruoli, sono stato presidente dei giovani imprenditori di Confindustria per 5 anni, sono stato consigliere nazionale in Confindustria a Roma, sono stato a TG1, comunque ho avuto una serie, molta visibilità in questo ambito perché ho deciso nel 2013 insieme ad altri colleghi di mettere su uno sportello, in questo caso uno sportello di assistenza ai ragazzi che vogliono fare impresa, un po' diverso da quelli convenzionali. Noi ascoltiamo i ragazzi che hanno un'idea di impresa e li aiutiamo a costruire il loro progetto. Poi lo strumento finanziario, quindi come arrivare a questo tipo di finanziamento, è un passaggio successivo che non seguiamo direttamente. Però noi facciamo in modo che i ragazzi capiscano, prima di andare a chiedere dei soldi in banca ai parenti o a chiunque altro, lo Stato, se quel progetto effettivamente è in linea con i tempi, quindi ha una sua validità imprenditoriale, se è in un settore, come diceva prima il dottore Santori, il presidente, deve essere aggiornato coi tempi, non può essere più, come diceva anche il presidente, che un ragazzo voglia fare oggi un'attività che andava bene 40 anni fa, il mondo è cambiato completamente, gli ultimi 5 anni
sono stati rivoluzionari anche per il commercio. Ci sono delle aziende americane molto importanti, molti di voi magari l'hanno sentito sui giornali, diciamo una su tutte Amazon, che è un'azienda americana che sta rivoluzionando il mercato del commercio. Molta gente entra nel negozio, guarda il prodotto, poi prende il cellulare e lo compra. Non lo compra il negozio, lo compra sul cellulare, quindi lo dai soldi in America e il prodotto gli arriva a casa il giorno dopo. Ecco, questo è un cambiamento epocale per tutti, perché nei prossimi anni già in America questo è diventato il 30% della vendita quest'anno è stata fatta su Amazon, cioè una cifra importantissima, una società con un unico quartier generale e senza negozi, senza punti vendita, che vende il 30% di tutto quello che si vende in America. In Europa è un po' di meno, però quest'anno in Italia c'è stata una crescita del 15% rispetto all'anno precedente di queste vendite online. Una volta era la vendita per corrispondenza, non so quanti di voi ricorderanno il postal market. Ecco, oggi quel postal market è diventato uno strumento digitale, quindi accessibile con qualunque telefono, con qualunque computer a casa, con i televisori, ed è diventato una cosa dirompente. Quindi i ragazzi spesso vengono da noi per proporci dei progetti anche nel settore del commercio, ma non il commercio tradizionale, il commercio digitale. Come diceva prima il presidente correttamente, l'e-commerce oggi è il primo canale di investimento per chi vuole fare commercio in questo adesso. E quindi noi come sportello, dove abbiamo la partecipazione dell'Università di Reggio Calabria tramite i suoi professori, la Camera di Commercio tramite i rappresentanti loro, e poi i professionisti che sono commercialisti, avvocati e notai, abbiamo questo sportello di ascolto dove vengono i ragazzi, portano la loro idea e noi cerchiamo di aiutarli. Una volta che loro hanno un'idea di impresa strutturata, a quel punto proviamo a trovare anche gli strumenti finanziari, li aiutiamo. Ovviamente quello che possiamo fare come sindacato, anche con Fidus, un sindacato pari di Confcommercio, non ha di suo del capitale da investire, però ha gli iscritti che magari possono essere interessati a contribuire allo sviluppo di un'azienda nuova, perché magari può diventare un suo subfornitore, un suo partner o un suo cliente. Quindi c'è questa relazione che stiamo portando avanti tra imprese e ragazzi che vogliono fare impresa, per poterle matchare, unire, avvicinare. Se un'azienda dell'agroalimentare ha bisogno di un'azienda che gli sviluppi un packaging in particolare, e arrivano dei ragazzi, come è successo, che sviluppano un packaging, una tecnologia, un'idea, le scatoline per portare il cibo, ecco, diciamo così, quindi qualcosa di materiale per l'azienda, e magari quei ragazzi hanno una buona idea, quell'imprenditore magari investe lui sul progetto dei ragazzi perché sa che è un beneficio diretto, immediato, e i ragazzi possono crescere. Oggi le imprese non hanno più i soldi per costruirsi all'interno. Ti chiedo scusa, quando vengono, però io questo non ho capito, quando vengono e ti propongono questa cosa, chi è che aderisce a Confindustria? Voi fate un report e dite, è passato questo progetto, stiamo creando un progetto di packaging per paste alimentari, sto dicendo una stupidata, chi è associato da te che produce paste alimentari dice, e chi è questo ragazzo? Ah, i voti che fai il pene, allora ce lo puoi portare, così fate, sì, o no? Ecco, questa è una cosa buona, perché si devono finalmente i ragazzi con chi fa impresa e in quel settore, che ne capisce molto di più di me, che sono un imprenditore in un settore specifico che è il digitale. Io li faccio incontrare con quelli che effettivamente poi saranno i loro potenziali clienti, i loro potenziali partner. Quindi cambia un po' l'approccio dell'assistenza come l'abbiamo concepita, proprio perché veniamo da un'esperienza nazionale di matching tra aziende e piccole aziende che stanno nascendo, innovative. Quindi questo, allora, esperienza di matching, diciamo a tutti di che cosa vuol dire di incontro. Incontro, perché bisogna anche, perché ormai si parlano con queste terminologie che sono più tecniche, che quindi dobbiamo cercare. Senti, un esito felice di quello che avete fatto, di un caso che può darsi possiamo conoscere, che è andato molto bene, di quello che avete fatto. Ma sono almeno sono una decina più o meno quelle. Raccontacene. La più importante iniziativa che abbiamo fatto nascere, innescare da questa da questo rapporto, è un'impresa digitale che si occupa di trasporti. È un'azienda di Polistena che mette in contatto tutti i camionisti che vanno su e giù per l'Italia ogni giorno con chi vuole trasportare un bene ingombrante, che può essere un mobile, un'automobile, una moto o un arredo. Questo sito permette di incontrare chi ha bisogno di trasportare nord-sud, sud-nord, uno di questi beni, e l'autista che invece deve viaggiare necessariamente vuoto a un certo punto, perché la vela di percorso è nord-sud o sud-nord. Quindi mettendo in contatto queste due persone,
le aziende, sia i privati che i camionisti, possono fare un altro tipo di business, diciamo, di soldo. Senti Angelo, è un messaggio che tu, qualcosa che vorresti dire per esempio a Roberta, o dicono che c'è Rosanna, cioè, cosa gli potresti dire? Poi un messaggio che vorresti dire alla Presidente, nel caso... Che cosa vorresti dire? Allora, io quello che negli anni ormai posso... sono in una posizione anche privilegiata di visione delle idee dei ragazzi, delle attività che sono state fatte, che sono state proposte. Quello su cui ho creduto io in prima persona e poi cerco di spiegare a tutte le persone che vengono in contatto con noi, è quello di perseguire un obiettivo che sia ben chiaro, nonostante tutto e tutti, perché se qui ci fermiamo a pensare che qui è più difficile fare impresa che parla in Israele piuttosto che in America, piuttosto che a Milano, piuttosto che a Roma, stiamo sbagliando, stiamo andando da un punto di vista completamente errato. Cioè l'impresa è un'impresa, punto. Chi vuole fare impresa sa che la mattina si alzare col pensiero che le cose vanno benissimo, cioè impresa è impresa al nord come al sud, tutto il mondo. Io faccio impresso, io vado in una scuola del nord o del sud, però io vado poi al nord e trovo tutti i laboratori, sono qua, trovo fritto Paolo che fanno schifo. Io dico sempre che è una scienza, io dico sempre, io sono rientrato da Roma, da Roma per lavorare qui, per creare impresa qui nel 2000, non l'ho fatto oggi, non l'ho fatto ieri, io sono subito, dopo la specializzazione sono rientrato. Perché? Perché ho deciso di rientrare e fare investimenti qui. Il direttore della scuola dove io mi sono specializzato, diceva nell'esame finale, nella commissione, uno dei commissari ha chiesto perché Marra rientra in Calabria, quasi dispiaciuto, cioè preoccupato. Il direttore ha detto, se tutti quelli come Marra che fanno un percorso di formazione, acquisiscono conoscenza, e possono dare un contributo al territorio, se ne vanno a Milano, a Roma, giustamente voi non vi lamentate che al sud cominciamo sempre con lo stesso ragionamento. E sei contento di essere ritornato al sud? Ma è una scelta personale, sì. Bravo. Quindi era una poi non posso più fare. Ma io sono sempre convinto che uno fa delle scelte nella vita, posso andare bene, posso andare male. Sicuramente sì. Ognuno sa che entra in una competizione diversa. Perché io so che qui avrò delle problematiche, se vado a Milano ne avrò altre. Poi sono io a scegliere come imprenditore, come persona, dove voler portare avanti quell'iniziativa, dove voler vivere, perché alla fine. E alla presidente Briganti che cosa chiederesti? Sicuramente. E se cado il presidente di là, perché dice a me non l'hai chiesto, perché a lui? Perché lui è molto più, diciamo, tranquillo, invece pericoloso. Angelo, prego. No, l'obiettivo che è il tuo ruolo, che ora ricoprerai, è quello di stimolare i ragazzi, perché i ragazzi sono molto molto abbattuti. Io lo vedo continuamente, persone che sono disilluse, vogliono scappare, ci sono persone al liceo, alla scuola d'arte, a qualunque tipo di istituto io vado con Confindustria a fare divulgazione di cultura d'impresa, dico no, ma io appena finisco qua, appena mi diplomo scappo. Se noi facciamo questo, l'emorragia è già molto forte. Cioè se loro continuano a pensare che qui va tutto male, perché noi lo diciamo, va tutto male, lo diciamo continuamente, loro questo sentono, non è che sentono ah ma c'è una buona iniziativa, allora prova, noi sentiamo sempre negativo, questo non va bene, questo. Giustamente un ragazzo da 17 anni, 18 anni con le sue ambizioni dice perché devo stare qua a fare uno di tutti quelli che si lamentano, e quindi è su questo, e questa è una motivazione che deve dare la famiglia in primis, le persone che hanno un ruolo istituzionale in seconda battuta, ma ci deve essere, perché tutti parliamo male di una cosa, giustamente quella cosa è cattiva, perché chi la percepisce male. La città ha tanti problemi, la provincia ne ha ancora di più di quanti noi ne immaginiamo, però se noi facciamo sempre questo, tutto va male, tutto va male. Anche il ragazzo non vuole investire nel territorio, quindi magari apportare una miglioria, ma anche investire su se stesso per entrare nel pubblico, perché noi abbiamo una grande carenza di classe dirigente. I nostri funzionari sono persone che andranno in pensione, ma chi li sostituirà? Magari non ragazzi di qua, magari persone vengono da fuori, da altri territori, che non hanno nessun legame col territorio, quindi porteranno la loro esperienza, che per la loro poi cambieranno perché non hanno nessun legame col territorio. Molti dirigenti che vengono al comune stanno un paio d'anni e vanno via, lo stesso alla regione. Quindi se noi creiamo una classe dirigente, anche perché la motiviamo, se noi diciamo tutto male, a un certo punto i ragazzi come stanno facendo scappano, e noi ci troveremo domani ad avere ancora meno ragazzi pronti a costruire il territorio, perché la città si fa con le persone.
la provincia lo stesso, e noi parliamo sempre male, giustamente, perché io devo andare in un posto che sta male? Me ne vado, vado a Milano, vado a Roma, vado dove c'è un'opportunità che magari io immagino sia migliore, attenzione, poi andiamo lì e poi torniamo indietro, perché io vedo una pizza gente che sono fuori, sono a Roma, come dicevano i presidenti, che fanno i lavapiatti, sono contentissimi, che sono a Londra, mi mandano a casa i soldi perché non ce la faccio, siccome lo stipendio a Londra è troppo alto, io faccio il lavapiatti. Cioè questi ragionamenti sono dovuti anche a una nostra colpa che continuiamo a dire qua non puoi stare perché qua fa tutto male. E quello io vado a Londra perché è il posto più figo d'Europa, allora mi diverto, le porta bello, la lavorano tutti, certo se tutti lavorano, anche qui c'è bisogno di lavapiatti, se vuoi lavorare a lavapiatti vado a Reggio Calabria, lo fai a Londra, si impari in inglese, va bene, però poi i soldi da mamma deve fare il vaglia, io vado a posto, trovo sempre qualcuno che spedisce i soldi, mio figlio è in Spagna, non mi dove fare il resto bonifico che non ha poi pagare lo stipendio. Ecco. Che lavoro a fare? Più o meno che si infuona pure lui. E la prossima, scusate un attimo, la prossima cosa che farai? La prossima cosa che faremo, la prossima cosa che faremo sarà quella di presentare un progetto anche utilizzando dei fondi come questo al sud dove è possibile per invogliare i ragazzi che stanno studiando fuori, che sono calabresi, a rientrare a fare impresa qui con supporto da Confindustria per quello che è la parte di relazioni e poi tutti gli altri enti locali cercheremo di coinvolgerli affinché quando un ragazzo venga da fuori che è di Reggio ma ha studiato a Milano, ha una competenza e vuole fare un'impresa, magari a Milano ha difficoltà a trovare sbocchi perché anche Milano è molto competitiva, lì è molto, c'è molta competizione, qui ci sono molte persone che vogliono fare la stessa cosa, qua ci sono molte di meno, però qua magari c'è la possibilità di farle più velocemente le cose, tra virgolette, più semplici. Quindi il prossimo progetto è questo, di invogliare tutti i ragazzi che hanno fatto gli studi a Milano, a Roma o a Pisa, in qualunque università dove c'è una grossa presenza di calabresi, provare a farli venire a che cosa? Una serie di supporti che possono essere ovviamente aiutarlo a fare dei fanni, ma anche aiutarlo a fare le relazioni sul territorio, metterlo nelle condizioni di poter avere dei clienti appena hai il prodotto pronto. Ecco, tutta una serie di cose molto pratiche che però ad oggi non sono molto frequenti, quindi cercheremo di fare quest'altra missione che partirà tra qualche settimana e verrà strutturata il più possibile per poter avere questo. Grazie, Angelo, se dopo gli fate le domande, non vi preoccupate perché è giusto che conclude questa parte la giovane presidente, insomma, che naturalmente ha avuto tante diciamo contaminazioni stasera, perché lei qui le fotografie, intanto col microfono, vi fanno vedere intanto il suo luogo, diciamo, non di lavoro, fa anche questo, poi ci dirà lei che cosa fa nella vita, qui è come benvenuto durante la sua diretta radiofonica, e poi questo è l'articolo fresco che è uscito un paio di giorni fa con tutti i giovani della città metropolitana. Puoi dire quello che vuoi perché ora il momento è tuo. Allora, e poi buonasera a tutti, grazie perché anch'io sono diventata un'amica delle muse, ormai è la terza volta che siedo in questo salotto insieme a voi. Sì, ci tengo a dire che anch'io mi sento come te Roberto, la ragazza fortunata, perché anch'io una volta concluso gli studi ho detto va bene, cioè il mio progetto era quello di partire, ne avevo tutti quanti i giovani e andare via, ma ho avuto una fortuna, cioè quella di essere stata contattata da una grande azienda, per cui ecco, il mio lavoro principale è quello di essere promotore finanziario, consulente finanziario presso Poste Italiane, che è una grande famiglia, per cui sono rimasta qui in Calabria perché ho avuto anche la fortuna di rimanere qui mentre tanti colleghi dell'università sono andati al nord, e questo è il mio primo lavoro, ecco, è il mio primo successo e fortuna. Una volta realizzatami ho deciso di dedicare il tempo anche ad altre, agli altri e anche a altre passioni. Una di queste appunto è la radio, mi ha accolto nella sua trasmissione nel 2015, Benvenuto Marra, questa passione per la radio, un momento che ormai è diventato quasi un altro lavoro, devo dire la verità, perché impegna tanto tempo. Però però un momento anche di accrescimento personale, culturale, di incontro con tanta gente che viene da settori diversi, ecco, diciamo ci siamo visti, ci siamo già conosciuti, ecco, con molti dei relatori che ci siamo visti già in trasmissione, quindi trasmissione in voi, esiste Radio Turing, stiamo parlando della Radio Turing, non ci siamo. Forse sarai più benvenuto a fare domande a uno di questi personaggi, preparati. Per cui è un momento comunque di confronto. E poi quasi una settimana fa arriva appunto, dopo la nomina che è avvenuta, se non mi sbaglio, intorno ad aprile-maggio,
Consiglio Metropolitano come membro della commissione, lunedì arriva appunto la nomina a presidente. Allora, io credo molto nel mezzo commissione politiche giovanili. Perché? Perché una piccola esperienza già l'avevo avuta qualche anno fa nel mio comune, che è Villa San Giovanni, come vicepresidente della consulta giovanile. È bello, un importante mezzo, perché? Perché vede la partecipazione dei giovani, che si sentono liberi di esprimere le proprie idee. E quindi anche la cosa più banale diventa per loro realizzarla una cosa importante, e quindi si sentono coinvolti, partecipi. Certo, ora il ruolo è molto più importante, non si tratta solo della mia città, ma devo guardare l'interesse dei ragazzi di Africa, dei ragazzi di San Luca. Dico, quanti siete componenti? Cioè, dove siete? Perché, come sono divisi? Perché allora, siamo nati ora, l'intenzione è quello chiaramente di dividerci in aree tematiche, quindi il settore istruzione, ci sono anche rappresentanti dell'università all'interno della commissione, il settore lavoro, il settore ambiente, sport, insomma toccare tutte le aree tematiche più importanti che possono avere un nesso appunto con la realtà giovanile. Quindi una volta divisa la commissione potremmo chiaramente dividerci anche per aree omogenee territoriali, quindi parlo dell'area dello Stretto, area Greganica, area della Piana, della Locride, Ascromontana, ecco, dobbiamo stare attenti chiaramente a coinvolgere tutte le realtà, non solo la città di Reggio, i giovani di Reggio, ma tutti quanti. Questo il tuo sogno quale sarebbe? Cioè cercare di realizzare che cosa? Allora, sicuramente appunto rendere partecipi i giovani, certo non possiamo fare magie. E il tuo potere esecutivo, se c'è potere, scusate dico la parola, potere nel senso di cosa puoi realizzare? Quello che possiamo noi è raccogliere le idee, creare dei progetti e proporli al Consiglio Metropolitano. Quindi proporre i progetti al Consiglio Metropolitano. Che viene dal mondo giovanile, chiaramente. Bene, sei stata molto, molto, molto chiara. E tu che cosa ai giovani come te, che cosa proponi? Propongo di contattatemi, che io cercherò di... Quindi è abbastanza aperta a quello che è il mondo. Io poi, ora prima di passare alle domande, perché più di uno ha le domande, io prendo questa postazione e, come voi avete notato, abbiamo prima abbiamo dato agli artisti delle muse il compito di confrontarsi sul tema di queste bambole, inteso come bambole nocionalira, cioè l'identificazione della bambola intesa come essere animato o inanimato. Le opere, come voi potete notare, ecco, questa è la prima opera di Mimma Gorgone, ecco, questa bambola più lette Nicola Ficano, voi vedete il contesto. Angelo Meduri, l'identificazione della donna, no? Procace, Pina Calabrò, l'identificazione di questi volti che insomma fungono altro, e quindi abbiamo anche inserito l'immagine della nostra Marina di Parimeana, dell'eleanza, no? Questo è la corporeità della donna di oggi, Francesco Locoteta, quindi la donna volto intesa come geografia diciamo dell'anima stessa. Questi sono gli articoli che oggi il quotidiano e la Gazzetta ha fatto per noi. E poi Santina Milardi, ecco, questa donna che diventa oggetto di consumo e poi naturalmente viene realizzata con... Per favore, Filippo, mi puoi fermare le immagini mentre parlo con... perché sennò... quindi stavamo guardando, ecco, praticamente questa immagine che ha creato Santina Milardi con quello che è un semplice bidone di detersivo, e quindi naturalmente la riattualizzazione dell'oggetto stesso. Quindi la corporeità per Adele Leanza, andiamo avanti, il volto che diventa poi geografia dell'anima per Francesco Locoteta, e dopo i nostri articoli l'immagine di Santina Milardi, andiamo avanti, e poi ecco questo volto che per Filippo in maniera aerografato, l'identificazione
di questa donna che si perde in ciò che è accessorio. Ecco, voi vedete che questi capelli si riparano come se fossero delle vere e proprie reti per tutta l'immagine. Quindi non si capisce se vi è il senso della realtà, il senso della finzione o il senso della surrealtà stessa. Sempre Pina Calabrò e Marilyn, che nell'iconografia va a identificare questa idea di donna bambola che o per uso consumistico o per uso politico, tra virgolette, poi a volte no, assurge ad altro per arrivare poi a determinati propositi. Andiamo avanti. Fermati nella, che Filippo ha realizzato questo locandino, è lui che ogni domenica cura le nostre locandine, e ha identificato nell'immagine di Barbie, che è un'immagine universale, la bambola, no, che negli anni 70 tutte le bambine diciamo hanno utilizzato. E perché? Perché in effetti è la donna di plastica per eccellenza, è la bambola di plastica per eccellenza. Erano quelle bambine che gli davano l'anima nel momento in cui andavano a giocare e la caratterizzavano con l'abitino, con gli accessori. Bravo per Filippo, perché è di grande impatto. Andiamo avanti. Manuela Lucarà. Manuela Lucarà invece nella composizione, ecco, digitale ha anche utilizzato il senso del verbo visivo, parlando, ecco, dell'arte che rileva ai cuori quella che nessuna scienza può rivelare al mondo. E lei stessa diventa icona reale di questo senso, di questa differenza tra l'essere bambola e la realtà stessa. Andiamo avanti, due volti con due contrasti diversi anche etnici per Rossella Marra, che è appunto scultrice ceramista e che ha creato con questo senso inciso anche del colore un'immagine diciamo molto più sentimentale che quella in alto, molto più vera, in contrasto con lo sguardo fisso dell'immagine che è posta praticamente alla base, quindi questa formella che indica la doppiezza della donna bambola. Andiamo avanti, mi sembra che le immagini si concludono con questo volto spatolato, quasi come se fosse una radiografia di Sebastiano Prudino, che ha trattato proprio il colore come se fosse un'immagine rarefatta in composizione, per cui ecco questi occhi scuri non definiti danno proprio l'idea di questa, dell'essere quasi inanimato, che col tempo si arricchisce l'esperienza. Andiamo avanti. Questa appunto l'immagine di prima che abbiamo visto, multietnica, di Mimma Gorgone, dove i volti sono tutti quasi accatastati nella parte sottostante di questo paesaggio, che è un paesaggio architettonico che poi diventa umano. E per finire l'immagine di prima, che è andata, ecco, di Angelo Meduri, con l'immagine fotografica dove emerge che cosa? Emerge quello che è lo stato dell'essere donna, e poi sono gli occhi di chi guarda che la rende probabilmente bambola o la rende poi tutto sommato reale restituzione di quello che è lo stato dell'arte. E poi le nostre soce ci hanno portato anche delle bambole, come voi vedete, tipiche degli anni 50 e anni 60, queste le ha portate la socia Anna Ferraro, mentre le altre bambole le ha portate, nome e cognome non me lo ricordo, la Ganà Santina, non mi veniva in mente, e quindi abbiamo creato questo contrasto per far vedere poi anche come l'idea di queste bambole in ceramica e porcellana un tempo accompagnavano le case delle nostre socie, dei nostri cittadini. Benvenuto Marra, vieni qui un attimino a fare una domanda a chi vuoi dei quattro personaggi, però non devi essere cattivello, molto di più. No, avete notato che Adele Briganti, quando parlava, ha una voce radiofonica, perché pacata e quindi aveva. Benvenuto, buonasera. Ho preso innanzitutto per la voce radiofonica. Allora, la domanda ovviamente la faccio al mio grande amico da tanti anni, Gianni Sartori. No, non ti preoccupare, non è cattiva. Allora, c'è stato un passaggio importante nella disamina che hai fatto su quelli che erano i contributi governativi per poter poi aprire un'attività. Il passaggio importante è quello che spesso e volentieri questo tipo di bandi passano attraverso le banche, che poi gioco forza 9 volte su 10 bocciano. Vale per tutti i bandi governativi o solo ed esclusivamente magari, o diciamo fra gli altri, questo qui diresso al sud?
non solo vale per tutti, però la maggior parte dei bandi che vengono confezionati a livello centrale sono talmente distanti dalla nostra realtà economica che già nella progettazione del bando sono perfettamente inutili anche soltanto nella pubblicazione, perché mettono dei paletti talmente elevati che qui sono assolutamente impossibili. Io adesso non mi viene in mente uno degli ultimi bandi che era stato fatto dove il capitale sociale di ogni impresa doveva essere minimo di 1 milione di euro. Adesso io si voglio dire, probabilmente voglio dire, ma non nella nostra provincia, ma forse sarà una o due aziende che possono, ma non è, quello non è un aiuto, cioè quello è della serie, vi stiamo dando uno specchietto degli allodoli, così voi siete tutti contenti, noi ci riempiamo la bocca, oddio, finalmente pensano al sud, un domani magari in questo periodo che vuol dire, ma noi abbiamo fatto questa iniziativa, poi chiaramente, ma se voi i soldi non li prendete perché non siete bravi nel programmare, nell'organizzare, nel presentare, perché poi questo è quello che ci riprova, no? Ma in televisione dice, il sud, l'Italia ha restituito 36 miliardi di euro all'Europa perché c'è una mancanza nell'organizzazione, nella progettazione, nella rispondenza sui bandi. Ma voglio dire, ma non è che non li restituisce perché non sappiamo fare i bandi, perché è perfettamente inutile pure andare a costruire, perché se i paletti non prevedono quella che è una realtà nostra, che è, fra virgolette, drammatica nel meridione, e quella regina è drammatica a livello calabrese, quindi non è che siamo gli ultimi degli ultimi. Quindi questo è il problema. Posso fare la domanda delle briganti? Certo, la puoi fare, sì, la puoi fare dopo. Volevo concludere, perché ovviamente io la risposta la sapevo da quello che ha detto Gianni, però ho preferito che la dicesse lui in quanto, diciamo, rappresentante di un'istituzione molto importante qual è Confcommercio. Perché questo? Per dirvi che ogni volta che vediamo questi bandi, purtroppo i nostri ragazzi si illudono, vedono una luce in fondo al tunnel, dicono ah, allora forse così ho la possibilità di... E poi questa illusione si infrange contro la triste realtà che è rappresentata in questa fase, diciamo, dalle banche e dai politici. Ora io qui non ne faccio un discorso politico di colore, lo dico in generale, perché queste cose l'hanno fatte a destra, a sinistra, al centro, sopra e sotto. Di conseguenza rendetevene conto quando andrete a votare che queste sono sempre e soltanto pie illusioni. Grazie. Come definiresti, se fossi in radio, la serata di stasera, come la definiresti? Benvenuto, dai, che ti... Come la definirei? Insomma, sia te, come... No, la serata è sicuramente ad avercene, perché fondamentalmente noi, io, Adele e tanti altri, e compresi i due ospiti della settimana prossima, cerchiamo di fare informazione, cerchiamo di farla vera, proprio quello che ho appena detto adesso è l'informazione vera, cioè quella che viene, dico io, dal marciapiede, non quella che viene dai tavoli istituzionali, che spesso e volentieri non corrisponde al marciapiede. Noi viviamo sul marciapiede, quindi noi, secondo me, l'informazione più adatta è questa. Anche Angelo Marro è più o meno da un'informazione del marciapiede, però cerca di fare in modo, con la sua attività, di tirar fuori un po' questa cosa, è una sorta di via di mezzo la sua. Poi certo, sta a lui e magari anche ai suoi associati trovare chi magari sposa un'idea che un giovane ha proposto, però insomma, quantomeno è sicuramente funziona molto meglio quella dei bandi. Che a Roberta che cosa diresti? Roberta, io vorrei averne 340 come Roberta, onestamente, perché uno dei miei grandi crucci, che spesso e volentieri denunciamo anche dai microfoni della radio. È una sola, tutti, non è affatto né lo una, come in questo settore, poi una si fa un'altra cosa, quindi. Allora, vi parlo da uno che ha 7 nipoti e a Reggio ne è rimasto uno solo, tutti più o meno sulla Trentina. Uno lavora a Milano, uno a Londra, 2 in Francia, uno a Malta, quindi veramente è una cosa tristissima. Riuscire a trovare un sistema per recuperarci, per farci ritornare questi ragazzi, sarebbe eccezionale. Il suo è l'esempio lampante di quello che probabilmente si dovrebbe fare, anche perché ricordiamo che quelli che sono andati su sono quelli, sono tra quelli più bravi, cioè quelli che magari riescono in qualche modo a eccellere in una qualche attività, quindi dovremmo riprenderci. Ma io, benvenuto, ti faccio una battuta che da lì. Allora, quando io ho fatto il concorso, l'ho fatto nel... avevo 28 anni, ho fatto il concorso, mi sono posizionato, ero sul 2022esimo, concorso H22esimo, sì. Quindi naturalmente tutti dicevano, il posto è tuo,
Il posto è tuo, Peppe, ti chiamano a settembre ti chiamano 29 anni, a settembre ti chiamano 30 anni, a settembre ti chiamano 31 anni, a settembre ti chiamano, quindi non mi spostavo mai da lui. Ti chiamano ora, ti chiameranno ora, quindi 31, 32, 33, 34, nell'attesa facevo qualche supplenza a come si dice, San Luca, eccetera. 34, devo vedere se mi devo cacciare da questa, 34, 35, 36, a 37 anni, passeggio in via Marina una sera alle 2, auguri professore, io grazie, auguri professore, grazie, poi questo ripassa, non siete contento, auguri professore, tu devi sapere che le muse per un periodo d'estate facevano i lunedì culturali al Circolo Polimeni, quindi io ero, andavano benissimo perché c'era, quindi io mi prendevo i complimenti per, a un certo punto quando è ritornato le due mattine, ho detto auguri professore, dico sì, ma io sti incontri da una vita che li faccio, mi sembra, dice ma voi li incontri, dice ma voi non, io ho visto un estraneo, aveva visto che io ero stato convocato, io non ho mai avuto il telegramma, al provveditorato dopo una settimana. Mi dovevo presentare alle ore 10 per accettare l'incarico e quindi praticamente io la notte sono ritornato a casa, vado a guardare su internet e scopro che avevo una, il telegramma non mi è mai arrivato. Ti concludo e finisco. Quando sono entrato io non la conoscevo ancora, c'era la famosa provveditrice Caminiti, provveditrice agli studi. Io naturalmente non mi ricordo con chi ero, avevo un passato televisivo, ce l'ho ancora, ma ce l'avevo, no? Quando l'informazione era libera e non era dittatoriale, no? E quindi, perché lo dico a chiare lettere, non c'è problema, quindi la gente mi identificava per la televisione. La provveditrice che era seduta dall'altra parte, siccome si era nel periodo del governo Prodi che aveva sbloccato tutti questi emissioni ruolo che erano bloccati, che cosa ha pensato? Che era andato lì per fare qualche servizio contro il provveditorato, che dice la televisione fuori, mi cacciò. Io certo quando ha fatto così io mi sono girato e guardavo, dico ma ho detto fuori, cioè la stessa Caminiti era tosta, no? Ho detto fuori e io naturalmente mi sono rigirato, sto parlando con lei, mi ha detto. Dicono veramente sono venuto a prendermi la mia cattedra, mi ha preso e mi ha seduto accanto, mi ricordo questo particolare, poi siamo diventati, poi si diventa, no, in questa esilio, no, da perfetti sconosciuti siamo diventati, cioè come nascono, sì, però io ho aspettato 10 anni per avere, sì, no, poi una cosa paurosa, poi gli insegnanti, poi non ti dico quando andrò in pensione, a 98, non lo so, comunque va bene, allora io grazie e benvenuto, siccome mi emoziono quando sono amico, no, figura. Allora io so che ci sono delle domande, la prima allora, ci sono sia di là che di qua, io fate due tre domande piccole e così riusciamo ad alternare le risposte, in modo da, prima Anna mi aveva chiesto la parola, se si ricorda che doveva chiedere, perché io poi, Anna prego, piano piano, allora, il microfono però vicino perché sennò non si sente, mi rivolgo al professore, intanto complimenti per il progetto, ma soprattutto perché l'ha portato a compimento, no? È una realtà, credo, mi permetto di suggerire, questa situazione si dovrebbe un pochino reclamizzare soprattutto nelle scuole, perché già i ragazzi quando escono dalle scuole si preoccupano di in quale università andare a studiare, cioè abbandonare l'università della propria città, che è anche un fatto negativo, ha accennato lei prima, perché l'università si spopolerebbe, incentivare questi ragazzi a rimanere nel proprio posto, facendo, reclamizzando i progetti ai quali potrebbero attingere, ecco, per il loro futuro. Questo. Allora Anna ha fatto, poi Doro si è preparato il foglietto, mi preoccupo, no, però ha scritto delle cose bene. Tutto volevo fare una raccomandazione alle bambole. Bambole, non c'è una lira, però non preoccupatevi, veramente, rilassate. La stessa raccomandazione, la faccio a
voi, rilassatevi, non c'è problema. Io ho visto che hai scritto delle cose serie. Sì, e allora guardate, le domande ne hanno fatte tante e loro hanno detto di tutto e di più, quindi non faccio nessuna domanda. Volevo dire, sicuramente lo sapete, io è esattamente dal 1958 che sono in commercio, quindi sono 60 anni e penso che un Guinness dei primati qua a Reggio per avere 60 anni sempre continuato. 60 anni di commercio. 60 anni. Diciamo. Sì, sì, sì. E ho ricevuto anche il premio come maestro, del commercio. In questi 60 anni anch'io ne ho viste di botte e di brutte. Pensate che ho avuto 3 incendi, anche delle lettere di minacce e di richieste di soldi, e soprattutto sono stato anche sequestrato per un giorno. Guarda, è immaginabile che quello che si può pensare, quello che passa per la mente quando si è in un bunker circondati da delinquenti, è inimmaginabile. Però siccome io mi ritengo la persona più fortunata del pianeta, ero sicuro che va a buon fine senza subire nessun trattamento di minacce, di percosse e di altre cose. Quindi dopo un giorno di trattative con quella persona che era detta, sono riuscito a farmi portare a casa e questo mi ha detto: guardate, io non potete parlare perché lo sapete, però se avete bisogno con questo numero di telefono che non l'aveva manco mia moglie, telefonate e si mettono tutte a disposizione. Quindi pensate quante angherie. Quanti anni fa? Esattamente 35 anni fa. E poi pensate, un'altra sera quando vado, che era mezzanotte perché quello mi pedinava, sotto il zerbino, lo zerbino, vedo uscire un pezzo di carta bianca. Subito ho immaginato, no? La lettera, a quei tempi chiedevano 5 milioni, però la minaccia non la facevano a me, la facevano ai miei figli. Quindi, come devo dire, fare il commerciante, come diceva il nostro presidente, non è facile oggi. Oggi bisogna essere dei professionisti, perché il commerciante non ha da fare con il medico, l'ingegnere, eccetera, con una sola persona. Nel negozio vengono avvocati, vengono medici, vengono farmacisti, vengono delinquenti, vengono deficienti, cioè viene tutta la razza umana, viene nel negozio. E il venditore deve essere talmente bravo che prima di chiedere, cioè prima che il cliente dice voglio questo, deve capire se veramente viene per un'informazione, per comprare, per passarsi il tempo, eccetera, eccetera. Dice, ma essere così bisogna essere maghi. Beh, quasi quasi, diciamo, bisogna essere professionisti e soprattutto avere certe doti naturali e certe passioni. In merito al presidente, non è da molto che noi ci siamo conosciuti, è da poco, però dal primo momento mi sembra che è scattata una simpatia, un'amicizia e una fiducia che, permettete di dirlo, io se potessi, per quello che è e per come lo conosco, io gli farei una statua. E se la metto, ma perché vedete nella vita, quando nella vita una persona è onesta, quando una persona è onesta, quando è corretta, quando è seria, quando si presta per fare del bene agli altri, è un eroe o no? Sì, guarda, si propone il professore Gattuso, lo scultore, e la statua perché l'ha fatto come accademia. Forse gli devo dare la parola, concludi. No, no, ora guarda, a me mi piacerebbe stare fino a domani mattina e concludi, perché se no concludo velocemente. Vedo alcune notizie interessanti che non le sapete, cioè. E allora? Compensi personaggi RAI, non parliamo di politici. E allora, Roberto Benigni, 3 serate, 600.000 euro. Io, Doro Romeo, per 600.000 euro devo impiegare 600 mesi. Mia moglie, che prende la metà di me, ha bisogno di 1.200 mesi per raggiungere le 3 serate di Roberto Benigni. Oh, Carlo Conti,
2.500 euro base, oltre a tutto il contorno. Gerry Scotti, 2.200.000 euro. Fabio Fazio, 1.800 euro, che a me mi viene il comodo quando lo vedo. Poi, la paperona dei paperoni, sapete chi è? Antonella Clerici. Sapete quanto guadagna l'anno? 4.500.000 euro, cioè dire, l'equivalente di 9 miliardi di vecchie lire. Cioè dire, l'equivalente di 375.000 euro al mese. Ma il paperone dei paperoni, sapete chi è? Carlo Bonolis. Paolo. Sapete quanto guadagna questo? Vediamo un po' se qualcuno lo indovina. 6 milioni di euro l'anno. Io per guadagnare 6 milioni di euro avrei bisogno di 5 secoli, cioè di 500 anni. Però pensa a qualche moglie avresti avuto in 5 secoli. E allora, vieni qua Rosanna. Allora Rosanna dice: io non voglio fare delle domande, però ho delle osservazioni, mi pare da capire, no? Vieni, vieni, perché il microfono è in attesa, quindi c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa, così. Mi diceva anche un altro socio, dice però, dice presidente, dice però che stiamo conoscendo degli esiti felici, dice perché non inviti dei falliti, falliti nel senso dei giovani che non sono riusciti, però il problema non è raccontare, il problema è trovare poi nelle istituzioni delle risposte. Dice Rosanna l'altro, dice io vengo perché vorrei sentirmi dire delle risposte, perché in effetti quello che voi avete detto è chiaro e condivisibile. No, che ognuno di voi ha un qualcosa di eccellente, però il problema è la pratica, è la pratica. Vedi che c'è allora, il primo pensiero che mi è venuto ascoltando oggi è anche il primo pensiero che mi è venuto analizzando tutto quello che si è detto stasera. Sarebbe anche un invito, secondo me, allontanarci dal concetto che noi giovani ce ne vogliamo andare a Reggio Calabria. Penso sia poco interessante sempre ripetere questa cosa, nel senso, abbiamo effettivamente delle realtà, io stilista, altri artisti, delle problematiche che, se riguardano Reggio Calabria o meno, dopo un po', poco importa. Sarebbe bello, essendo qui, capire cosa si può fare qui, quindi essere concreti, fino a una volta tanto essere concreti, perché tanto che il giovane sia, ovviamente siamo preparati, ci sono tante realtà di persone che siamo preparate, quindi che si dice che i ragazzi non siano preparati, se non sono preparati quella è la morte di chiunque non è preparato, magari andassero avanti solo quelli preparati. Quindi Reggio o non Reggio, se proponete dei progetti effettivi a chi l'impresa la vuole fare, e contestualizzandoci a oggi 2018, non è facile fare le imprese, perché si parla veramente poco, ora abbiamo parlato delle pensioni dei genitori che sono le uniche fonti che ti possono dare respiro per pensare a questo sogno che diventerà un giorno una realtà concreta, perché se non si hanno questi soldi o si delinque per fare impresa, o se no ci possiamo fare il segno della croce. Non ci sono, purtroppo la realtà è questa. Allora, parlando positivamente, io o chi per me ha fatto questa scelta, siamo famiglie per bene, siamo famiglie con una cultura e con delle basi, quindi noi siamo degli sprovvisti che non sappiamo che cosa dobbiamo andare a fare, e che sapendo quello che vogliamo fare non abbiamo una strada da percorrere. Io non sono voluta andare via da Reggio a 18 anni, perché mi sono alzata un bel giorno e ho detto voglio andarmene via, perché sinceramente ancora ai miei 18 anni la gente qui a Reggio stava bene, ma non esisteva una laurea in moda, e avendo fatto un classico europeo volevo continuare i miei studi come giusto che sia, perché era un mio diritto, volevo avere una laurea. Poi nell'evolversi di 10 anni, 18 a 28 anni, è cambiato, la laurea può relativamente importare, no, è una scelta, un percorso che ogni persona fa. Però non è che
voluto andare, cioè, perché molte volte si discute, ah, te ne sei voluto andare, prenditi il nord. No, non me ne sono voluto andare, in questa città non c'era un'offerta di laurea, quindi io non sono stata libera di scegliere, io sono stata pilotata verso altre città per dovere. Sinceramente, riscontrando sia del bene che del male nelle altre città, sono stata a Firenze come a Torino, le realtà sono belle come no, però è anche vero che su qualche possibilità concreta c'è, perché sono stanca di sentire solo parole e giudizi, perché noi siamo molto bravi a giudicare e a parlare, come posso farlo io, però sto parlando con uno shop online aperto che ha delle difficoltà, ma non ha delle difficoltà perché non c'è un progetto che vale, perché mi hanno spiegato come dovevo fare, ho studiato, quindi io credo in quello che sto facendo, è un progetto che poi parla della mia città, pensa un po', ho fatto 10 anni fuori per parlare della mia città, perché io ho rivisitato architettonicamente la ringhiera di Reggio Calabria, che è diventata la fonte di ispirazione e immagine in tutta la collezione, quindi io parlo del mio luogo, Reggio Calabria. Non so, in base a questo... Chi è che deve rispondere? Rispondono... Ma mi rispondono loro. Vuole una risposta? Allora, partiamo stavolta, poi con tutte le... C'è l'Angelo? Posso? Ah, prego, certo, attenzione alla telecamera sul palco, per favore, così rispondete. Ho ravvisato che siamo partiti, diciamo, con una condizione diversa del... Allora, io credo che siano ben pochi quelli che pensano che i nostri ragazzi vogliano per volontà propria andare via. Sono costretti ad andare via perché diversamente qui non riescono a trovare sbocchi professionali. Quindi, sì, Rosanna, non è così, nel senso che noi vorremmo tenervi tutti, sappiamo che voi vorreste rimanere. Non riusciamo. Ha ragione, questo è il problema. Non ci riusciamo, non lo facciamo, quindi il cruccio a cui io mi riferivo prima nel precedente intervento è proprio questo. Io mi devo sentire dire da Rosanna, non ci tenete e mi devo stare zitto. Ed è una cosa per me terribile, cioè trasmettere questo senso di impotenza, dice non possiamo fare nulla, possiamo andare a salutare alla stazione o all'aeroporto. Veramente la cosa è molto buona. Neanche molto... all'aeroporto, sì, perché lasciano l'aeroporto. Ecco, voglio dire. Ecco, tutto qua. Scusate l'invasione. No, hai fatto bene. Allora, da Angelo e da Giovanni, facciamo così in modo da dare. Partiamo da un presupposto: ogni città può dare delle cose, ogni realtà ha delle peculiarità. Io vedo molto spesso ragazzi che mi propongono delle iniziative molto interessanti in ambiti più disparati, ma ovviamente quegli ambiti il territorio non li può sopportare, cioè non ha, come nel caso della moda, non ha una rispondenza immediata. Quindi il problema non è che noi dobbiamo impedire ai ragazzi di andare a studiare fuori, a specializzarsi, a fare le loro missioni. L'obiettivo è quello di cercare, per quello che si può, che sono due grandi temi che si possono sviluppare in provincia di Reggio Calabria, che sono il turismo e l'agroalimentare, sono due settori su cui noi abbiamo le competenze e il territorio che ci permette di fare quello. Io molto spesso mi trovo ad avere delle proposte interessantissime, ma che sul territorio non avranno ricadute. Lo stesso discorso della moda, sicuramente uno shop online fatto qui, ho fatto a New York, ho fatto in Burundi, dovrebbe funzionare sempre comunque, perché non uno shop online. Nello specifico poi io non conosco il problema individuale, però posso dire che la libertà di venire a investire il proprio futuro, tornare a investire in produttura da Reggio Calabria, deve essere una libertà, non deve essere qualcosa di obbligato da qualcuno. Quindi quando io ho scelto di rientrare a fare l'informatico nel digitale, quando internet aveva solo 300.000 persone che navigavano, io lo facevo di internet, quindi uno dei pochi a Reggio Calabria a fare quello, e ho creato la mia azienda e il mio futuro su quello, l'ho fatto rischiando, perché potevo benissimo fermarmi su Roma, andare a Milano e lavorare con quei clienti che c'erano. Però ho fatto una scelta con un rischio che poi è andato bene, è andato male, però ho rischiato. Quello che non posso fare io come istituzione è cambiare o suggerire delle iniziative in luoghi in cui quelle cose non si possono fare. Molto spesso, e questa è una cosa che mi capita spesso, molte persone vengono a propormi dei progetti di finanza. La finanza in Italia si fa solo esclusivamente a Milano se si vuole fare. È inutile aprire un'azienda qui che si occupa di servizi finanziari
perché non c'è il tessuto. Lo stesso discorso dell'arte, della moda, la moda si fa a Milano, magari si fa a Firenze, però sono città in cui ci sono le conferenze. Però io scusa, Presidente, però ti chiedo scusa, non è anche vero, guarda, c'è anche una risposta in tutto, scusa che ti interrompo, perché lei in effetti noi ci si va a Milano, infatti lei questi, è tornata proprio 2 giorni fa da Milano, perché? Perché quando la cultura, questa è la cultura che si va in città per gli altri, e credo che Giovanni sarà d'accordo, noi abbiamo portato qui a Mariella Milani, con le nostre forze, non ci ha sponsorizzato nessuno, con le mie forze, Mariella Milani ha portato con sé la sua diciamo segretaria che gestisce col progetto Crafters 2.0 le nuove generazioni anche di stilisti, lei l'ha conosciuto, l'ha intercettata e naturalmente è stata la prima persona seria che si è presa la briga di produrre la prima persona seria, perché vuol dire che Reggio avrà visto anche non solo la Reggio, non solo la Reggio, anche Io quello che volevo... però si è presa la briga di guardare la collezione, di analizzarmela, non per forza dicendo che una bambina è bellissima, perché poco me ne frega sinceramente, ma anche fare schifo, voglio sentirlo dire, ma infatti voglio crescere, voglio il discorso mio. Tu hai intercettato una persona che è del settore. Sì, ma perché l'ho portata? Perché lui l'ha portata. Sì, ma in dubbio, ma intercettato una persona del settore, qui persone del settore a modo, io non le conosco molto, quindi il tessuto. Quindi non è, non è pronto probabilmente per quel settore. Io vi parlo da pratica. È una risposta. Cioè, Rosanna, è una risposta. Io gli ho dato una risposta pratica per la mia esperienza in questa realtà. È una risposta. Ok, ma se io volessi investire, facciamo così, io voglio investire in questo settore, che sembrerebbe non avere molto futuro a Reggio Calabria. No, devi essere brava tu a... Come? Ditemi come, no, perché io sono brava a farlo. Quello che vuole dire, Angelo, scusa se mi permetto, è che giustamente ogni zona, diciamo, dell'Italia ha le sue caratteristiche. Se io voglio aprire un'azienda agricola a Milano è chiaro che la cosa un po' artificiale sarebbe, no? Quindi forse dovrei venire qui. Certo, l'agricoltura è reputata come una delle ultime, purtroppo, settori, quindi noi immaginiamo la moda, eccetera, eccetera. Tu, dimmi tu stessa che sei del campo della moda, a Reggio Calabria di moda, chi è un rappresentante della moda Reggio Calabria? Nessuno. Ho capito, però se noi pensiamo hanno fatto... Roberta un attimino, e poi Giovanni. Se pensiamo di soldi, non voglio aprire nessuno. Qualche realtà in Calabria c'è, la differenza anche nel campo della moda, e una di queste è Fianciari. È un'azienda calabrese che mira alla moda sostenibile, quindi gli artisti più degli altri si reinventano. Bisogna guardare sempre avanti, bisogna credere in quello che si fa, e qui parlo anche per la mia esperienza, perché sì, posso essere stata fortunata, ma le difficoltà ce le ho quotidianamente, e allora bisogna andare sempre avanti, essere positivi e trovare qualcosa che può funzionare. Quindi, ovviamente, ma io voglio andare avanti. Hai questo sogno, portalo avanti, ma io prendo degli appuntamenti singolarmente con voi, vi espongo quello che è il mio, confrontandoci io posso capire come andare avanti, come posso andare avanti. Ma loro sono aperti al confronto, loro questo fanno, quindi non hanno detto, però quello... Io ho dato un altro punto di vista, scusate, io vi ho detto, ho dato un punto di vista da uno che ha un punto di osservazione, come c'era anche il Presidente Santoro. Noi vediamo effettivamente cos'è l'industria, il territorio, cosa può offrire. Noi non possiamo dare illusioni, perché sarebbe pure stupido. Io dirti sì, non ti preoccupare, qui tu ti puoi fare qualunque cosa sulla moda. Perché so benissimo, come nel settore mio dell'informatica, che poi piano piano ho dovuto cambiare completamente i clienti, che qui non c'erano, perché io faccio servizi alle imprese avanzati, e le imprese qui sono poche, quindi mi sono spostato su altri territori. Consigliare a un ragazzo di fare l'impresa di informatica qui a Reggio Calabria per le imprese di Reggio Calabria non lo consiglio più. Nel 96 l'ho fatto,
Perché c'era la possibilità di avere un mercato nuovo. Tu hai un mercato molto competitivo, che è un mercato della moda. E ovviamente le piazze della moda in Italia non sono in tutta Italia. Quindi, qua puoi fare, sì, puoi fare un'ottima operazione per quanto riguarda l'abbattimento dei costi, per quanto riguarda l'informatica, perché hai l'e-commerce, fai magari le sarte bravissime che ti preparano i progetti e le collezioni, però poi il tuo cliente non è qui. Devi andare devi muoverti dal territorio, perché qui non abbiamo le strade, sì, ci sono delle opportunità. Rosanna, è una risposta, hai fatto una domanda e lui è stato chiaro, cioè... Poi nella discussione diretta si può andare a analizzare il problema, viene da noi con fiducia, con tante persone che sono a disposizione. A me sarebbe per esempio piaciuto portare la mia collezione a Bisonarlo a qualcuno di questi negozi che c'è in Giocalabria. Io adesso sto avendo difficoltà su questo che volevo fare. Questo magari con presidente. Questo è un peccato, perché si parla di territorialità. Allora probabilmente puoi provare a fare degli incontri, non lo so, però potrebbe essere. Facciamo rispondere Giovanni, perché poi ci sono altre due domande. Allora, grazie Roberto. L'intervento suo è esattamente con il tono e la disperazione di quello che io sento, credetemi, ogni santo giorno in associazione. La disperazione, la disillusione, e questo è quello con cui noi ci andiamo a confrontare. Questa è la vera difficoltà dei giovani. Perché, come dicevo, ci sono le energie con cui ci sono le energie, ci sono le idee, c'è la forza, si scontrano con la realtà. Adesso è indubbio, voglio dire, che cos'è che possiamo fare noi? Allora, come vi dicevo prima, abbiamo il prodotto Consorzio Garanzia Fidi per cercare di dare una mano per un discorso di investimento, ma sono sempre comunque soldi suoi, non sono soldi che gli possiamo dare noi. Noi glieli diamo a garanzia, però poi alla fine l'investimento è il suo, l'imprenditore è quello che rischia in prima persona. Allora, come possiamo aiutare nello specifico? No? Adesso noi per esempio nel settore della moda abbiamo Federmoda che raccoglie attività commerciali, perché poi sfortunatamente io sono con commercio, quindi con tutta la volontà, attività commerciali nel settore della moda, delle calzature. Si riuniscono fra di loro, organizzano dei piccolissimi eventi perché chiaramente sono autofinanziati. Noi non abbiamo la possibilità, noi adesso parlo con i commercianti, di andare a investire. Avevamo chiesto se ci davano per esempio le location, diciamo, istituzionali, ormai sono a cifre iperboliche per poter dire a una giovane stilista: guarda, ti devi pagare le manchette, ti devi pagare l'allestimento, ti devi pagare l'impianto.